Ritenevo importante, insomma, ribadire l'importanza di questo voto per il valore sociale che ha, perché andiamo a recuperare, come è stato ribadito, una fascia, insomma, di studenti che si sono allontanati dal mondo della scuola e soprattutto andiamo a supportare con una scuola che per noi deve rimanere pubblica. Formando, aiutando i disabili, insomma, a entrare nel mondo del lavoro e formandoli. Con le scuole delle arti e dei mestieri diamo un'opportunità, di, reinserimento nel mondo del lavoro e comunque di, creazione di nuove professionalità che siano in ambito artistico e professionale. Quindi credo che sia fondamentale mantenere il ruolo pubblico di queste strutture e di mantenere la gestione su Roma Capitale. Quindi noi non è che siamo mancati o siamo rimasti inermi in tutti questi anni, infatti ribadisco, io già avevo specificato al consigliere Bordoni, però mi sembra che non faccia finta di non capire, ci sono stati già diversi atti sulla formazione professionale, sulle scuole delle arti e mestieri, votati anche in aula all'unanimità e comunque numerosissime commissioni su questo tema. Tante azioni sono state fatte e portate avanti, certi problemi invece normativi legati alla questione assunzionale, si è cercati di risolverli, probabilmente non, riuscendo però a districarsi a livello normativo, a trovare una soluzione che fosse ideale. Noi quello che abbiamo cercato, di fare è raccogliere, insomma, il risultato di tutto questo lavoro fatto e cercare di dare un indirizzo più puntuale. Per me pure poteva essere più che una mozione, un indirizzo di delibera, però, consapevoli del fatto di quanto tempo le delibere impiegano ad oggi ad arrivare in aula, ho ritenuto importante intanto presentare quest'atto di mozione e comunque continuare a seguire la sua attuazione, insomma, come commissione e come presidente di commissione. Per cui nel frattempo, da qui a quando è stato protocollato, abbiamo già fatto delle riunioni di approfondimento su questi temi. Per cui si sta continuando a procedere, ad andare avanti e a valorizzare le strutture, insomma, che sono diffuse su Roma Capitale. Cerchiamo di fare un passo in più con questa mozione. Grazie Presidente, per cui il nostro voto ovviamente sarà favorevole.